Era da tantissimo che volevo registrarvi un nuovo haul, infatti ho fatto un sacco di ordini da diversi siti e in questo momento non ho il telefono sotto mano perché è scarico, quindi non ricorderò la maggior parte della provenienza di questi siti, ma vi metto come sempre tutto nell'info box, i vari link con i capi che potete curiosare se volete prendere. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale entrate a far parte della Fair Family se avete piacere di seguirmi ovviamente e di attivare la campanella perché ultimamente YouTube sta facendo lo stronzone, quindi se non volete perdervi i miei video o mi seguite su Instagram quindi sapete quando li carico per non perderveli, oppure attivate la campanella e ogni tanto rinfrescate la home page di Gloria Fair, oppure scrivete Gloria Fair sulla ricerca, data di caricamento dovrebbero uscirvi in teoria nuovi video, però vabbè. Spero vi piaccia questo long bob, è una parrucca e questa parrucca arriva da Wigs By, comunque anche di questa vi lascio nell'info box il link, mi sto riempiendo di parrucche. Iniziamo subito con il primo capo che tiro su, arrivano tutti appunto da siti cinesi, quindi fate conto che io con questi siti ci collaboro oramai da anni, veramente da anni, e mi piacciono tutti. Ci sono dei capi che ovviamente non sono molto belli come in foto, infatti oggi ci saranno alcune cose che non vedo l'ora di farvi vedere perché non è che sono tutti bellissimi, però ovviamente costano anche poco relativamente, poi dovete mettere in conto anche la spedizione. A me non è mai capitato di pagare la dogana, quindi perché so che loro comunque mettono anche un prezzo abbastanza basso. Il primo capo che vi faccio vedere, grazie Shein che metti i loghi così so che arriva da Shein, è questa t-shirt praticamente con tutti i gelati in ciniglia, morbidissima, enorme, non vedo l'ora di usarla anche magari con un nodino davanti. A me piace tantissimo perché mi ricorda lo stile Lazy Off, Nasty Gal, che ha queste cose particolari. Mi piaceva tantissimo sia per la ciniglia sia per i gelatini. L'unica cosa che mi dispiace è che essendo in ciniglia la puoi mettere in primavera, in autunno e inverno, e sì vabbè, forse anche la primavera, però secondo me si schiatta già un po' più di caldo in primavera. Però è molto carina, mi piace un sacco, fatemi sapere qual è ovviamente poi il vostro capo preferito. Questo qua è un top, ogni volta che vedo sui siti tipo le traduzioni Google Translate ridicole, poracce, c'è scritto quando ci sono ste cose spaghetti li chiamano loro, perché sarebbero appunto le spalline sottili, un crop top barra canottierina con scritto it's your loss baby. È molto bella perché era un rosa Barbie, in realtà l'ho lavata con i bianchi ed è diventata così. Mi piace un sacco il materiale perché è un cotone super stretchy, cotone mischiato ad altre mille cose tipo bottiglie di plastica, però è veramente super elasticizzato e ho notato che mi stringe bene il seno, nonostante sotto non stia bene un reggiseno con questo tipo di maglietta, quindi mi piace perché mi fascia proprio. Speravo di indossarla con un reggiseno proprio per non andare in giro con i capezzoli al vento. Quest'altra maglietta invece è una t-shirt bianca normalissima con la scritta purple e le banane. Purple, è bellissima, la trovo super carina, soprattutto quando non sapete cosa mettere sia d'estate che in primavera, autunno, insomma anche in inverno, perché io metto le t-shirt anche in inverno con sopra mille maglioni, però è molto carina perché veste già solo questa, anche con una giacca di pelle sopra o una giacca di quelle eleganti nera M, credo. È abbastanza grande, anche questa non vedo l'ora di farci il nodino davanti, però non vorrei neanche rovinarla, perché tutte le magliette che ho fatto, a cui ho fatto il nodino, si sono rovinate. E poi ho il genio di Gloria, che le lava in lavatrice con il nodino, cioè non le sbroglio, quindi... ok, me le vado a cercare. Un'altra maglietta che vi faccio vedere, se no, prima che mi dimentico, è questa qua che ho su con le lunine. È un crop top, però di quelli che si legano al collo, ed è una fascia appunto con questi due lacci, questo sotto il reggiseno in realtà, ed è con la fase lunare, tutto nero con la fase lunare. Più di così non mi alzo perché mi si vede il microfono e non è molto carino perché è tipo un bondage con... non si vede, però ho le tette schiacciate di profilo, secondo me si nota, guardate che schifo. Tra l'altro ragazzi è tardissimo, io sto aspettando il cibo, non vedo l'ora che arrivo, ho visto Just Eat un'ora, io what? Un'ora? Cioè devo aspettare un'ora per mangiare? Infatti non ho sull'Invisalign e mi sono accorta adesso mentre sorridevo che ho detto ma dov'è l'Invisalign? Non ce l'ho. Un altro capo che mi è arrivato da Shein, oddio ma perché è di sto colore? Ma non era di sto colore, ma era beige. Ragazzi, perché è di sto colore? È verde adesso. Cioè vabbè, in video no, sembra tipo beige... Gloria e i colori. È di questo colore, è tipo una magliettona crop molto molto larga con le maniche a sbuffo, com'è che la chiama la Roby? Largi.
è molto carina, mi sta anche molto bene, mi piace tantissimo. Un cotone molto leggero, quindi si può stratificare. Io però preferisco sempre indossare questi capi crop con sotto niente, anche se in realtà fa troppo frecce ancora, quindi ci devo mettere sotto le magliette, oppure pantaloni a vita alta. Questa invece l'ho già indossata, vabbè, la maggior parte delle cose in realtà le ho già indossate perché le ho prese apposta anche per gli eventi e le ho già indossate anche agli eventi, chi mi segue su Instagram sa. Questo invece è un vestitino, lo trovo meraviglioso, è un cotone tipo, sembra quasi lino, non lo so, a filo grosso, ed è tutto quadrettini. Io non sapevo neanche quanto sono dimagrita, no, in realtà è una taglia enorme. Ho visto dopo che l'ho indossato che c'era la zip e l'ho indossato senza togliere la zip, però vabbè, qua dietro è elasticizzato. E forse questa è l'unica cosa che non mi piace del vestito, perché si arriccia troppo sulla schiena, sul fronte, sulla schiena. E però è molto carino perché mi piace la cucitura che ha sul seno, perché va a stringere la vita e poi cade tutto liscio, senza pieghe, quindi proprio liscio, liscio, liscio. Non è neanche tanto lungo, quindi quando vi sedete state attente e chiudete le cosce, ragazze, se lo prendete. Però è molto molto bello, l'ho indossato anche con un dolce vita nero. E sotto invece ho messo i collant neri perché andare in giro ancora con le gambe nude fa troppo freddo. Ammiro tantissimo chi lo fa. Poi invece mi è arrivato anche quest'altra cosa da Shein, che è un pantalone della tuta, dovrebbe essere tipo della tuta ma figo, no? Cioè di quelli che metti anche con i tacchi, un po' come le modelle di Sorella Boutique di Los Angeles che seguo, che le adoro, che è wow. E questo qua è un materiale che sembra fichissimo, in realtà è super leggero, raso, cos'è che è raso sta cosa, e ha due strisce bianche laterali, gloria passione strisce, blu scuro, perché non so, non compro mai capi coloratissimi, infatti ci ho dato dentro questo giro, adesso devono arrivare i capi forti. Sul fondo hanno questi cosi con l'elastico e mi stanno di merda, ve lo giuro, mi stanno veramente male, non mi piace perché ho le gambe abbastanza e quindi, cioè, secondo me starebbero bene a chi ha le gambe sottili, fini, tipo alla Sara che ha delle gambe magnifiche, ma lei vuole le mie gambe, quindi peccato che non si può fare ancora scambio di cose. Darei le mie tette e le mie gambe. Poi mi è arrivato quest'altro che è da Zaful, un jumper, chiamiamolo così, anche qua spaghetti. E guardate il colore quanto è figo, cioè secondo me mi sta da Dio, poi con questo colore di capelli che ho sotto e che è anche questo qua, perché è molto simile. E la cosa bella è che questo qua è pantalone di quelli anche qua della tuta, con tutti i bottoni che potete aprire, cade largo tipo pantapalazzo, però ha tutto uno spacco e potete aprirlo fino alla coscia, alla parte alta della coscia. È molto molto sexy con le calzarette sotto e anche qua dei bei tacchi, o magari con i tacchi trasparenti, quegli stivaletti trasparenti con sotto la calza alta in cotone grosso, spesso con le strisce, cioè insomma mi sto facendo dei viaggioni. Come potrei vestirmi all'evento Fenty Beauty, che ovviamente vi porterò con me nei weekly vlog, seguitemi anche sul canale Fairland, così almeno mi aiutate un po' anche voi. È abbastanza elasticizzato, leggero, non è un leggero che si sfalda, che vi fa intravedere tutto, è morbido, capito? Sì. Dai che avete capito. Poi c'è quest'altro capo che secondo me è fantastico, perché mi ha ricordato molto anche qua lo stile di Sorella Boutique. Infatti mi sono presa questo top, che qua spaghetti. Io voglio un hashtag, ragazzi, lasciatemi gli hashtag spaghetti, perché secondo me è il titolo della vita. E l'unica cosa è che anche questo è in ciglia, bellissimo verde, secondo me risalta tantissimo il colore dei capelli e tutto quanto. Io non capisco perché quando fanno questi top ci mettono il risvoltino dentro, che quando io con le mie mega zizze me lo vado a mettere, questa striscia mi arriva a zona capezzolo e mi fa una striscia di evidenza proprio quella parte lì che non mi piace. Allo stesso tempo lo odio perché quando la metto, sempre qui con le enorme zizze che ho, mi si alza questa parte e si intravede la cucitura. Spero anche che non si tolgano questi elasticini, però vabbè, ripeto, il costo è basso. Un'altra cosa che ho preso che non vedevo l'ora mi arrivasse, è semplicissima, però la volevo da anni. Voglio una cosa che risalti questo mio anno di nascita. Io adoro gli anni 90, sono una sentimentalista, sono proprio una malinconica a pensare a quanto si cambia nella vita, si cresce, si invecchia. Comunque questa è la t-shirt, semplicissima, nera, molto bella tipo alla Fonzi, con scritto 90 qua stampato. Sembrerà fatta apposta, in realtà no, non è fatto apposta questo 90 rovinato, ma l'ho rovinato io in lavatrice, cioè non l'ho rovinato, io ho lavato le cose come lavo di solito, ma questi capi, essendo comunque cheap, si vanno a rovinare e quindi si è fatto il chop.
Un'altra cosa che ho ordinato e sono molto incavolata su questa cosa. Qua dobbiamo fare il discorso. Allora, questa gonna arriva credo da Zaful. A parte che è micro e non c'entra neanche una coscia qua dentro, mi arriva fino in vita altissima e mi si vedono le mutande. È bellissima, è qualcosa di wow. Ha questi spacchi. Volevo soffermarmi sul perché ridevo. Bradley Michelle. Non è Brandy Melville, ma è Bradley Michelle. Altro capo che non userò mai perché credo lo butterò o lo utilizzerò per dipingere i muri o fare cose di casa, giardinaggio, è questo paio di jeans. Tra l'altro il colore è orribile perché sul sito non erano così. Poi sono enormi, larghi, proprio grossi, larghi. Puzzano ancora di China, io ho lavato tutti i capi, questo qua è quello che puzza ancora più di tutti. Io ho sempre ordinato XL nei capi cinesi. Perché anche loro sono piccolini, hanno le taglie micro e quindi ho sempre ordinato XL. Ma non pensavo mi arrivasse una cosa del genere, che qua ci ballo. Andiamo sulla parte bella, quindi finiamo in bellezza con questo top, semplicissimo, che si è già imbrogliato, perfetto. E dietro ha una roba strana che ho cercato di fare io con questi fili perché ci sono le asoline. No, è storto, ve lo sto facendo vedere malissimo. È di cotone normalissimo, quindi molto molto carino. Poi ho preso questo duo con un bel cappellone nero, con queste manicotte tutte frufru. Parte sotto invece sono questi shorts. Sono carinissimi questi, hanno i pom-pom, io adoro tutti gli shorts con i pom-pom alla fine. E sia abbinati insieme che anche questa qua abbinata con altre cose. Mi piacevano tantissimo, ecco che l'ho rotto ancora, perfetto. Questa gonna me l'hanno insultata sia Andrea che la Roby. Ed Andrea, vabbè, me l'aspettavo perché Andrea mi boccia quasi tutte le cose che prendo. Poi dopo quando me le vende indossate dice, no, però sono carine. Poi dicevo, me l'ha bocciata anche lei, non me l'aspettavo perché a lei di solito piacciono queste cose un po' particolari. Questo qua è un gonnellone, sempre in raso, ciniglia, gloria, passione, ciniglia. Ed è un arancio... tipo terra bruciata, è bellissimo il colore, mi piace un sacco. L'unica cosa è che ha questi spacchi con questi anellozzi, ma hanno messo questa cosa che secondo me, cioè a parte fa un rumore assurdo. Maria, tirami su, non c'è, cosa fa? Cambia o... Crepe. Se c'è la crepe? Che cos'è? Ah, non è la crepe nostra, ha detto che sono diverse, sono quelle cinesi. Ok, le do 1,50€. Minchia pure. Va bene, arrivederci. Vedo l'ora di metterla e far ricredere tutti quanti. Sempre top. Abbiamo quest'altro con il sole e la luna. Anche questi bellissimi top, molto, come vedete, nello stile Gloria. Sembra quei tessuti del costume. Questo vestito, chiamiamolo così, in ecopelle, è bellissimo, è una cosa stupenda. Non vedevo l'ora mi arrivasse anche questo, infatti l'ho già indossato e me l'avete visto anche nel weekly vlog e nella foto di Instagram all'evento di Maybelline. Mi piace tantissimo, è veramente ben fatto, molto molto bello. Spero che le zip non si rovinino. Io tratto veramente male le cose, cioè non mi accorgo che vedete anche adesso, non so cosa sto facendo, i miei occhi, le mie mani. Poi ho questa maglietta gialla, l'ho lavata, non è, è diventata tipo giallo scuro. E anche questa me l'avete già vista nei vecchi video e che mi avete bombardato di messaggi, Gloria, da dove arriva. Praticamente si chiude solo con la zip. Se mettete un reggiseno non ci sta molto bene. Se avete delle coppette meglio ancora, o quelli senza appunto a fascia, senza spalline. È molto molto bello questo qua, mi piace tantissimo. Poi mi è arrivata questa gonna e per fortuna questa mi entra, mi sta. Però questa qua è un ultimo arrivo, quindi non ho fatto in tempo a lavarla. Viene da Zaful. Avevo una gonna nera, avevo i pantaloncini di shorts di jeans neri, ma non avevo una gonna nera. Io adoro le gonne e quindi l'ho presa nera, semplicissima, sotto tutta questa parte appositamente tagliuzzata, rovinata, per fare questo effetto grungy. Penultimo capo c'è lui, che è una giacca, quindi ha proprio il tessuto di una giacca, camouflage, quindi tutta verde con questo... Cioè, guardate quanto è figo! Come sta bene tutta questa cosa, questi acquisti con i miei capelli! Ed è una giacca col cappuccio, che però non si chiude. No, si chiude, scherzavo. Perché ha queste tascone e poi questa cosa di elastico che ti va a stringere proprio il punto vita, te lo assottiglia. Molto bella, se c'è vento vi copre, un tessuto fitto, cioè proprio bello pesante. Ultimo capo, anche questo super iper richiesto perché nelle stories di Instagram mi continuavate a tartassare, Gloria, ma da dove viene il cappotto? Ma è bellissimo, cioè top! Viene da Shein.
ed è un cappotto super iper lungo con tutte queste strisce, quadri, cose che piacciono sempre alla sottoscritta. L'unica pecca è il tessuto, che sembra il panno Lenci, cioè nel sito sembrava un cappotto di quelli ben fatti, non so come spiegarvi, è molto cheap a vederlo e non ha neanche un fodero interno. Molto bello, lo sto utilizzando tutti i giorni e cercavo una giacca, cioè guardate quanto è lunga, che fosse così lunga, mi arriva quasi alle caviglie ed è bellissimo. Se non avevo un cappotto così elegante, starei tranquilla, no? Senza gli sguardi indecenti della gente che Gloria incontra sul treno, tutti io, e lo sapete bene, quelli che seguono le mie live notturne lo sanno. Questi qua erano tutti gli arrivi che mi sono arrivati da questi due siti, quindi Shein e Zaful, e ringrazio di cuore queste due marche, anche se non capiranno un cazzo di quello che dico, però vabbè. Grazie a voi per aver guardato questo video e spero vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel pollice in su! Io vi mando un grosso bacio, vado a mangiare, ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!